Rita, un pensiero su questa giornata per l'Agenda Rossa di Roma? Ma guarda, questa è una giornata particolare, una giornata in cui si intrecciano dolore e rabbia, in cui si intreccia nostalgia di quello che è stato e di quello che avrebbe potuto essere. Ogni tanto mi viene da pensare se fossero ancora qui, se fossero ancora qui tutti quelli che sono stati eliminati e che sono stati eliminati proprio perché non si arrivasse a raggiungere quei traguardi che poi erano per il bene di tutti, non per il bene di pochi come si fa adesso. C'è chi cerca di tutelare i propri privilegi, la propria vita, la propria storia a danno della vita e della storia di tutti. E allora viene rabbia, ma viene anche nostalgia di ciò che avrebbe potuto essere e non è stato. Oggi qui è bello, perché oggi qui, lo diceva un giornalista, addirittura un giornalista olandese notava questa cosa, è tutto spontaneo, non c'è nulla di preordinato, non ci sono regie. Qui viene chi sente di venire e si esprime come vuole, i bambini giocando, i giovani aiutandoli a conoscere, a rispettare le regole a partire dal gioco, chi viene da fuori prende contatto con una realtà con la quale ha preso contatto in tempi precedenti senza però averla vissuta. Tutto questo si mescola, questo significa vita, la vita è l'insieme di tutte queste cose. E allora io sono contenta, perché quando la prima volta organizzai la venuta dei bambini qui disse: la vita deve prevalere sulla morte. Mi rendo conto che oggi è veramente profondamente così, qui prevale la vita, che altrove si voglia la morte è un altro discorso. Grazie.